prossimo. Le stelle di Azus, le stelle di Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo della settimana, la settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno, quindi entriamo in un nuovo mese, quello che porterà poi l'estate. Io ringrazio tutti voi che mi seguite con affetto su YouTube, su Facebook, in televisione, alla radio. Ricordo che per chiunque volesse approfondire le tematiche riguardanti il proprio tema natale può chiamarmi allo 0773 49 35 46 ogni giovedì tra le 11.30 e le 14. Potete prenotarvi anche in questo momento, poi sarete richiamati al momento opportuno. Allora, una settimana senza grandi variazioni planetarie, con una luna che inizierà la settimana transitando nel segno dei pesci. Allora, per voi amici dell'Ariete, i primi due giorni della settimana potrebbero essere un po' problematici. Ricordo che c'è sempre un Marte molto complicato, è nel segno del Cancro, mette in evidenza la casa, i rapporti familiari, i rapporti con i figli, con i genitori, e quindi qualche incomprensione ci può essere proprio nel corso di quelle giornate. Molto bene invece il lavoro. Sul lavoro avete il sostegno di un Mercurio fantastico che favorisce le novità, gli avanzamenti anche. È un Mercurio che può portare bellissime notizie a chi è alla ricerca di un'occupazione, c'è la possibilità di un colloquio, soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, quando ci sarà una luna bellissima nel vostro segno che promette davvero grandi cose. Interessante anche la luna del fine settimana, transita nel segno del Toro, è una posizione che parla proprio di denaro, forse di qualche spesa da fare. Mi raccomando, non fatevi prendere da un'eccessiva euforia, perché ricordo che con questo Mercurio nel segno dei Gemelli siete portati un pochettino ad aprire i cordoni della vostra borsa. Il fine settimana sarà un fine settimana tranquillo da dedicare soprattutto all'amore. Andiamo al Toro. Periodo bellissimo per i sentimenti, per chi è alla ricerca di nuove storie. Già la luna lunedì e martedì è una luna che può portare delle ottime notizie, magari un messaggino inatteso, un invito, uno sguardo particolare che voi dovete essere bravi a cogliere. Con questa Venere che transita nel vostro segno davvero c'è la possibilità di fare grandi conquiste. Bene anche il lavoro, devo dire, con questo Mercurio che porta denaro, che porta dei guadagni, nuove opportunità anche per i liberi professionisti. Le giornate migliori sicuramente il weekend, il fine settimana con la luna nel vostro segno che vi rende euforici e soprattutto mette in evidenza proprio i sentimenti, le emozioni da vivere sia con i vostri cari, con i vostri familiari, che con il vostro partner, che può essere anche un nuovo partner. Andiamo al segno dei Gemelli. Per voi amici dei Gemelli, la presenza del Sole, di Mercurio, nel vostro segno rappresenta una bella scarica di energia, no? Di energia vitale, quindi vi sentite molto meglio, molto più a vostro agio, sia sul lavoro, sia nei rapporti sociali. Certo, bisogna tenere sempre presente che questa Venere alle vostre spalle insinua dei dubbi nella vostra mente, però con questo Mercurio c'è sempre la possibilità di chiarirli una volta per tutte. Diciamo che il momento opportuno per tirare fuori anche le cose che non vi convincono, che non vi piacciono di un rapporto di coppia anche appena iniziato, sono le giornate di venerdì, sabato e domenica, quando ci sarà una luna anche alle vostre spalle che mette in evidenza proprio le emozioni, i sentimenti, quello che non vi sta bene nel rapporto di coppia. Il lavoro invece può darvi delle grandissime soddisfazioni, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. Molto importante sarà ascoltare anche i consigli che vi verranno dati dalle persone che vi vogliono bene, che vi circondano, dai vostri amici, ma anche da colleghi e superiori. Quindi tenete le orecchie ben aperte proprio in quelle due giornate. Andiamo al segno del Cancro. Beh, per voi amici del Cancro la settimana si apre in maniera brillante, devo dire. L'amore è al centro dei vostri pensieri con questa Venere straordinaria nel segno del Toro, ma soprattutto con questo Marte nel vostro segno che alimenta la passione. Quindi questo è un periodo di grande passionalità.
C'è la possibilità di fare anche nuove conquiste per i single, nelle coppie si respira un'atmosfera serena, distesa, rilassata. Le giornate più complicate sono quelle di mercoledì e di giovedì, quando ci sarà una luna difficile nel segno dell'Ariete. È una luna che però pone l'accento e l'attenzione soprattutto sul lavoro. Ecco, sul lavoro rischiate di prendere delle decisioni sbagliate a causa di questo Mercurio che transita in Gemelli, quindi vi confonde molto le idee, spesso agite più sotto l'impulso delle emozioni che non della razionalità, del ragionamento, e questo potrebbe portarvi a delle clamorose sviste. Molto bello il weekend da trascorrere, mi raccomando, in compagnia degli amici, di persone simpatiche. Andiamo al segno del Leone. Per voi amici del Leone, Mercurio e Sole nel segno dei Gemelli rappresentano una forza perché hanno la capacità di fornirvi degli alleati importantissimi per ottenere dei risultati sul lavoro. Il lavoro deve essere al centro della vostra attenzione, perché davvero possono arrivare delle occasioni clamorose. E allora, mi raccomando, quando riceverete una proposta, una notizia, una chiamata, ecco, cercate di prenderla al volo, perché questo è un momento in cui non dovete ragionare troppo, dovete agire anche un pochettino distinto, come suggerisce anche Marte, che transita alle vostre spalle. In difficoltà invece i sentimenti e l'amore, in maniera particolare nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, quando ci sarà anche una luna ostile. Ecco, in amore non riuscite a trovare il bandolo della matassa. Insomma, ci sono rapporti che sono diventati all'improvviso molto complicati, qualche screzio con il partner, oppure storie che stentano a decollare. Per prendere una qualsiasi decisione in ambito sentimentale, le giornate migliori sono quelle di mercoledì e di giovedì. Andiamo al segno della Vergine. Periodo di grande rinnovamento per voi amici della Vergine. Ritorna anche l'entusiasmo, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, con Marte e Venere che sono in questo momento vostri alleati, quindi vi danno la capacità proprio di rimettervi in gioco, la voglia, la forza di rimettervi in gioco. Attenzione però alla luna in avvio di settimana, è una luna opposta nel segno dei Pesci, può portare davvero qualche piccola delusione, oppure voi potreste prendere una decisione sbagliata. Rimandate tutto alla fine della settimana, quando invece questa luna nel segno del Toro favorisce una conquista, avrete la possibilità magari di trascorrere una bella serata insieme ad una persona che vi interessa, o ritrovare il giusto feeling, la giusta armonia con il vostro partner. Lavoro invece un po' in difficoltà in questo momento, alcuni progetti stanno rallentando clamorosamente, qualcuno si lamenta anche dei ritardi, no, di certi pagamenti nell'incassare denaro. Il transito di Mercurio nel segno dei Gemelli sarà molto rapido, quindi non dovete preoccuparvi di eventuali problemi a livello finanziario e professionale. Ricordo che per approfondire la vostra situazione personale, quindi per dare un'occhiata al vostro tema natale, potete chiamarmi ogni giovedì tra le 11.30 e le 14 allo 0773 49 35 46. Potete prenotarvi anche in questo momento. Andiamo al segno della Bilancia. Beh, Mercurio e Sole nel segno dei Gemelli vi mettono addosso l'argento vivo. Adesso siete molto più lucidi nel prendere le vostre decisioni. Qualcuno di voi ha voglia di lanciarsi anche in nuove avventure, in nuove esperienze, soprattutto professionali. È un Mercurio che vi invita a muovervi, a viaggiare, a rompere anche un pochettino la routine, ad uscire da quelle che sono le vostre abitudini. Ecco, per magari provare delle nuove esperienze. L'amore è ancora un po' in sordina per quanto vi riguarda, amici della Bilancia. Qualche problema ci può essere nella coppia, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando avrete anche una luna opposta insieme a questo Marte in quadratura che semina zizzania, soprattutto nelle coppie consolidate, quindi nel matrimonio, nelle lunghe convivenze. Qualche chance in più per le nuove conquiste, ma è chiaro che questo non è un momento esaltante per quanto riguarda l'amore. Lo è molto di più invece per il lavoro, che può darvi delle bellissime soddisfazioni. Lo Scorpione. Venere è sempre opposta, amici dello Scorpione, quindi insomma l'amore deve essere un po' preso con le pinze, con le molle, no? È vero che questo Marte vi rende addirittura
euforici in alcuni casi. La luna in avvio di settimana è una luna bellissima che sembra promettere facili conquiste, però attenzione perché Venere opposta vi chiede di usare grande prudenza, soprattutto nelle storie che vanno ad iniziare, perché potrebbero sembrare storie molto importanti che però poi alla fine si riveleranno un fuoco di paglia, no? Che bruceranno così nel giro veramente di pochi giorni. E quindi per quanto riguarda l'amore, prudenza, soprattutto nelle nuove storie, nei rapporti di vecchia data ci vuole maggiore comprensione anche nei confronti dei problemi del partner, e le giornate di lunedì e di martedì vi permetteranno anche di chiarire eventuali malintesi. Molto complicato invece il weekend proprio per quanto riguarda i sentimenti. Il lavoro ancora un po' in sordina, amici dello Scorpione. Non ci sono grandi novità all'orizzonte, però avete superato i problemi più importanti che riguardavano proprio il lavoro. Adesso si tratterà di sistemare alcuni dettagli. Andiamo al segno del Sagittario. Mercurio è opposto, quindi è chiaro che ci sono delle difficoltà nella comunicazione, nel rapportarsi anche alle altre persone. Ci possono essere degli scontri anche a livello professionale, qualcuno che non è d'accordo con le vostre idee, con le vostre decisioni, col vostro modo di agire. Tutto questo sarà più evidente in avvio di settimana. Lunedì e martedì sono delle giornate particolarmente pesanti sotto questo punto di vista. L'amore riprende vigore invece nelle giornate di mercoledì e di giovedì, quando ci sarà una bellissima luna nel segno dell'Ariete, molto fortunata, però anche in amore voi state attraversando un periodo di incertezza, un periodo anche di confusione. Il fine settimana sarà un fine settimana tutto sommato tranquillo, in cui però vi sentirete un po' prigionieri delle vostre responsabilità, dei vostri doveri, perché magari sarete costretti a trascorrere delle giornate in casa, in famiglia, a stretto contatto con i vostri cari e magari occupandovi anche di questioni che per voi sono sempre un po' noiose. Ecco perché dimostrerete un po' di malcontento proprio in quelle giornate. Andiamo al segno del Capricorno. Beh, per voi amici del Capricorno c'è una Venere sempre fantastica, no? Molto bella, nel punto più importante del vostro cielo, quindi la fortuna è assicurata, fortuna che riguarda soprattutto i cambiamenti sia sul lavoro sia nei rapporti affettivi. Ecco, questo è il momento davvero più opportuno per dare una svolta ad un rapporto sentimentale che magari sembra vivacchiare, no? Un rapporto che può essere anche all'inizio e che dà qualche segnale anche di stanchezza in alcuni casi. Ecco, è arrivato il momento di capire se sia il caso di andare avanti oppure se rinnovarvi completamente. Nelle storie di vecchia data, nelle storie consolidate, questa è una Venere che porta un grande feeling e la voglia anche di fare qualcosa di nuovo, di diverso, di dare un pochettino una rinfrescata a questi rapporti. Attenzione al lavoro, soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì. Mercurio è in un settore del cielo che riguarda proprio i vostri impegni quotidiani, quindi voi avete una grande capacità di affrontarli e di risolvere i problemi, ma con la luna in Ariete mercoledì e giovedì ci saranno molti ostacoli sulla vostra strada, sul vostro cammino. Fine settimana davvero esaltante, soprattutto per i sentimenti. Andiamo al segno dell'Acquario. Ecco, adesso il Sole e Mercurio in un punto felice del vostro cielo vi danno grandi opportunità, grandi chance. Il transito sul lavoro, il transito di Mercurio nei Gemelli sarà molto rapido, molto veloce. Ecco che allora le occasioni che vi si presentano in questo periodo vanno afferrate al volo. Questo è il momento anche di prendere accordi, di dare una risposta definitiva oppure di sollecitare, insomma, la risoluzione di una trattativa, di una contrattazione. L'amore, sempre problematico in questo periodo, a causa di questa Venere ostile nel segno del Toro, e devo dire che il fine settimana, il weekend, potrebbe vedervi in crisi proprio sotto questo punto di vista. Chiudiamo con il segno dei Pesci. Beh, è un periodo intenso per l'amore, per i sentimenti, per le nuove conoscenze, per le nuove amicizie anche. No? Questa Venere transita nel segno del Toro, una posizione che riguarda proprio i nuovi contatti sociali, la possibilità di conoscere persone interessanti che hanno qualcosa da darvi, da regalarvi.
Molto bello l'avvio di settimana, proprio per i sentimenti, per l'amore, questo è un periodo di rinascita. Per quanto mi riguarda, lavoro invece che subisce proprio uno stop, quasi improvviso, inaspettato. Mercurio e Sole, nel segno dei Gemelli, vi tolgono anche un po' di energia fisica, oltre che mentale. Siete stanchi, vi sentite anche un po' stressati, avete bisogno di evadere, di staccare più spesso la spina dal lavoro. Fatelo nel corso del weekend. La Luna nel segno del Toro vi consiglia di prendervi una breve vacanza, di trascorrere del tempo in compagnia di persone allegre e divertenti e magari dedicarvi ai vostri hobby e alle vostre passioni. Bene, con il segno dei Pesci chiudiamo l'appuntamento con l'oroscopo della settimana. Vi ricordo che se volete parlare direttamente con me del vostro tema natale, della vostra situazione personale, beh, potete farlo chiamando lo 0773 49 35 46 ogni giovedì tra le 11.30 e le 14, ma potete prenotarvi anche in questo momento. È veramente tutto con l'oroscopo della settimana, a me non rimane che augurarvi buona fortuna! Le stelle di Azus.